siamo usciti fuori, si sono chiamati quelli dell'ufficio. Noi si è provato a spegnerlo, ma abbiamo visto le fiamme alte e ha detto andiamo via. È un impianto di triturazione materiale RAI e quindi... Ecco, adesso è totalmente inagibile. A vedere così, sì. Le prime fiamme sono partite da un macchinario per poi divampare in tutto il fabbricato. A dare l'allarme intorno alle 8 di martedì mattina alcuni operai che si trovavano all'interno del capannone. Torna la paura a Fogliano dopo l'incendio alla ex TAB dello scorso aprile. Le fiamme martedì mattina hanno arso il capannone della Raitec, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti tecnologici. Una densa nube nera si è alzata sopra la ditta, preoccupando i residenti e l'intera vallata. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare le fiamme e poi a bonificare la zona. Le squadre sono arrivate da tutta la provincia, quindi non solo dalla sede centrale, ma anche dal Valdarno, da Cortona, da Montevarchi, e quindi insomma un numero cospicuo di persone, diciamo una trentina di unità. Ecco, ovviamente totalmente fuori uso lo stabilimento. Beh, mi pare che sia inagibile, questo è il minimo, insomma. In questo momento non mi pare che ci siano i fumi come abbiamo visto all'inizio, che era una grande colonna di fumo nero, scaturita ovviamente dal materiale di plastica evidentemente. Adesso invece è soltanto più che altro vapore acqua e altre cose, insomma. L'ASL, attraverso una nota, fa sapere che nessuno è rimasto ferito o intossicato nell'incendio. I primi a intervenire sono stati gli uomini del 118, che si sono limitati a dare assistenza ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. No, al momento non ci sono feriti. Per quanto riguarda invece gli operai che erano al lavoro questa mattina all'interno? Da quello che sappiamo noi sono usciti prima che la nube tossica coinvolgesse gli operai, quindi non sono rimasti intossicati. Spetterà adesso al personale del Dipartimento della Prevenzione la valutazione assieme ad ARPAT delle condizioni ambientali della zona interessata dal fumo e dei materiali che si sono levati in cielo dalla fabbrica interessando le zone limitrofe. Arriva invece dall'amministrazione comunale di Fogliano un'ordinanza con prescrizione di vieti ritenuti necessari nell'area. Il sindaco incita a scopo cautelativo i cittadini a rimanere all'interno delle proprie abitazioni tenendo porte e finestre chiuse fino a nuove disposizioni emanate dagli organi competenti. È un periodo così, quindi dopo l'incendio della TAB anche in questa ditta, una ditta solida con gli operai che erano al lavoro, insomma non lo so, c'è poco da dire insomma.